Ben ritrovate care amiche e ben ritrovati cari amici. Siamo al nostro nuovo appuntamento degli Infiniti Mondi con Videonola e siamo di nuovo, con grande piacere nostro, devo dire, e sono sicuro anche vostro, di nuovo con Piero Bevilacqua. Ci siamo lasciati nell'ultimo incontro con Piero, nell'incontro precedente, discutendo di agricoltura intensiva e finendo il suo discorso, Bevilacqua, sul tema della biodiversità. Sapete che Piero Bevilacqua è uno dei principali storici del nostro paese, un grande appassionato e studioso di storia dell'agricoltura, ma non è solo uno studioso, è attivamente impegnato per affermare un altro modello di economia e di produzione agricola fondata sulla sostenibilità. E tra i suoi impegni e le sue passioni, tra l'altro autore anche di racconti molto bello che vi invito a cercare, e racconti che sono, diciamo, pillole di sapere divulgato e anche di esperienza, avendo lui attraversato tanti anni di impegno universitario dalla Calabria alla Sapienza a Roma. Ebbene, tra queste sue passioni, in questo caso sempre legate all'agricoltura, c'è anche per la prima volta la cura di una traduzione in italiano di un libro della metà degli anni 70 di uno storico inglese, Watson, e ce ne parlerà lui ora. Un libro edito da Slow Food Editore, quindi un editore importante a livello anche internazionale, e con quale libro questo storico inglese ci ha raccontato quello che lui ha definito come rivoluzione agricola araba, degli arabi, tra il VII secolo, tra il 700 d.C. e il 1300, che sono esattamente i secoli che coprono l'espansione e il consolidamento della presenza araba dall'Oriente all'Occidente fino all'Andalusia. E peraltro c'entra anche l'India in tutta questa storia, che è una grande storia di biodiversità. Ma mi fermo e Piero, raccontacela tu questa storia straordinaria in questo libro davvero bello, peraltro arricchito da una tua ricca introduzione e da altri contributi con altri saggi. Sì, la prima cosa che ci tengo a dire è che l'idea di questo libro è di Gianfranco Nappi che mi ha appena presentato. Io l'avevo anche scritto, diciamo, in appendice alla prima pagina, ma per ragioni cosiddetta editoriale è stata espunta. Gianfranco aveva letto questo mio riferimento a un vecchio saggio letto, e forse sono stato l'unico studioso italiano che l'ha citato nei suoi lavori, e mi ha proposto appunto di tradurlo in italiano, di farci un'introduzione e di farlo circolare e conoscere a largo pubblico. Quindi nasce da Gianfranco quest'idea, poi diciamo abbiamo avuto l'offerta e anche il piccolo investimento da parte di Slow Food che ha pagato i diritti, e mentre la traduzione l'ha fatta gratuitamente Roberta Biasillo, una mia allieva che oggi insegna a Utrecht. E quindi la quale è anche autrice di un suo contributo specifico, oltre ad avere individuato, io non conoscevo questo studioso che vive negli Stati Uniti e che ha scritto un saggio sulla fortuna di questo scritto di Andrew M. Watson, La rivoluzione, The Arab Agricultural Revolution in the Middle Age. Allora, il sottotitolo intelligente che è, diciamo, della redazione di Slow Food è Tra 700 e 1100 alle radici di ciò che mangiamo oggi. Perché veramente di questo si tratta. Guardate, gli arabi in questa fase storica
hanno compiuto una vera rivoluzione, soprattutto una rivoluzione anche sociale, vedremo brevemente, ma anche e soprattutto di carattere agronomico. Perché sapete, quasi tutti gli ortaggi che sono comuni oggi sulla nostra tavola, gli asparagi, i carciofi, frutti come tanti agrumi, i carrubi, le carrubbe, diciamo, le gelsi e così via, sono varietà di zucche e di altro, sono state introdotte dagli arabi, i quali le hanno rinvenute in India. L'India è considerata la grande madre delle piante dell'antichità. E questi agronomi arabi, nel corso breve di questi pochi secoli, hanno compiuto soprattutto questa operazione, cioè sono riusciti a fare acclimatare nelle zone che erano, diciamo, più focate dal punto di vista climatico, una infinita varietà di piante tropicali, grazie ai sistemi irrigui, cioè grazie alla possibilità di irrigare i campi. Hanno quindi colonizzato tre continenti, cioè si sono espansi con le loro agricolture in Oriente, da dove provenivano, in Europa, e soprattutto Andalusia e Sicilia, il riso, tanto per dirne una, nasce lì, ma Andalusia, e poi l'Africa. Oltre al riso, tra le tante piante introdotte dagli arabi, tantissime, al punto che a un certo punto Watson dice che non è possibile elencarle tutte perché ci vorrebbe un libro, c'è anche il grano duro. Il grano duro è c'è una discussione, perché per confermare l'ipotesi più accreditata secondo cui gli arabi hanno inventato la pasta che noi mangiamo, cioè gli spaghetti, la pasta secca, diciamo, la pasta che si deve cucinare al fuoco, no? Perché altre forme di pasta naturalmente erano note nel mondo antico, conoscendo i romani, per esempio, il grano, avevano il loro tipo di pasta che non somigliava però ai nostri maccheroni, ai nostri pasta spaghetti. Fresca, le lagane, per esempio. Sì, quella si conosceva. Allora, questo è un aspetto importante. Quindi la diffusione su tre continenti di una straordinaria ricchezza, una globalizzazione, no? Agricola e agronomica, resa possibile da varie cose. Una è stata la scienza agronomica applicata all'agricoltura. Molti intellettuali arabi si sono dedicati a questo, a curare gli innesti, a studiare il miglioramento genetico delle piante, no? Per esempio, il cardo è diventato un carciofo, tanto per fare un esempio plastico, diciamo molto, molto popolare. Per fare questo ci sono stati vari elementi. Uno di questi è stato l'intervento dello Stato. Lo Stato ha svolto un grande ruolo, ricorda Watson, perché intanto perché le grandi opere idrauliche, come per esempio la costruzione di dighe e di altre attrezzature abbastanza costose e necessarie, che necessitavano investimenti cospicui, non potevano essere opere dei privati, e queste le realizzava lo Stato, le ha realizzato lo Stato. Ma lo Stato è intervenuto anche in altro modo, con grande intelligenza, cioè ha favorito anche i contadini, perché a un certo punto Watson si chiede: ma chi l'ha realizzata questa rivoluzione agricola? Sono stati i grandi proprietari terrieri, sono stati, diciamo, i proprietari cittadini, sono stati, oppure sono stati i contadini, i ceti poveri, eccetera. Watson non dà una risposta univoca, dice che diciamo
questa rivoluzione è opera di un complesso di forze, quindi ci sono anche i grandi proprietari, ma ci sono anche i contadini. Allora perché lo Stato, come cercavo di dire, agite in maniera intelligente? Perché per esempio ha stabilito per legge che i contadini, i quali introducevano l'acqua, miglioravano il proprio fondo, ne elevavano la produttività, erano esentate per un certo numero di anni dalle tasse, no? E quindi venivano incoraggiati a porsi in un atteggiamento di miglioria del proprio fondo, e tutta una serie di altre agevolazioni di questo tipo. Pensate quanto erano moderni rispetto al neoliberismo selvaggio dei nostri tempi, no? Piero, va bene così, posso andare avanti? Sì, no, dai, un altro aspetto, un altro aspetto di carattere agronomico è che vedete, nel mondo antico, durante l'estate, il terreno rimaneva pressoché inutilizzato. Gli arabi hanno introdotto un'altra stagione, perché grazie all'acqua durante l'estate si producevano altri cibi, tutta una serie di prodotti che avevano attitudine a resistere al calore e che venivano fecondate dagli apporti idrici e venivano a produrre. Questo ha aumentato la produzione globale e ha fatto aumentare la popolazione in questi secoli, tanto che sono nate e fiorite le grandi città, Baghdad eccetera eccetera, sono il frutto di questa rivoluzione, agricola. Noi abbiamo alle spalle una pagina grandiosa che non si trova nei libri di storia, perché l'Occidente, che è una fabbrica, che è un mondo straordinario, che ha prodotto tante cose, ma che negli ultimi decenni è diventato una fabbrica di menzogne, e ha cancellato il mondo musulmano sotto la taccia del fanatismo religioso. Lo sapevamo, i filosofi che hanno studiato la filosofia di alcuni grandi filosofi arabi lo sanno, e il grande pubblico non sa che agli arabi dobbiamo veramente molto, addirittura noi italiani dobbiamo la pasta. Grazie. Esatto, grazie Piero davvero. E questo libro, avete visto e state vedendo ancora la copertina del libro, cercatelo perché veramente è prezioso e apre gli orizzonti, e soprattutto sul punto ora conclusivo della riflessione di Piero Bevilacqua, aiuta a capire quanto noi abbiamo bisogno di recuperare tutte le storie e le culture che sono alle nostre spalle, nessuna esclusa, perché solo dal recupero e dalla valorizzazione di una storia comune noi possiamo affrontare e risolvere i grandi problemi del presente, non elidendo, non tagliando, non escludendo, ma invece includendo, accogliendo, e insieme, solo insieme, noi queste risposte le possiamo trovare. Quindi questo saggio che Piero ha recuperato e ha anche con la sua bellissima introduzione, è anche un inno, una spinta, una sollecitazione non solo a conoscerla questa storia, ma a farla diventare anche riferimento per quello che oggi noi abbiamo da fare per cambiare nel profondo il mondo nel quale viviamo. Piero, grazie ancora a te, buon lavoro e impegno per tutto a te. Grazie, ciao. Ciao.